Oggi è 25 aprile, raga. Reaction Antifa. Eh? Tutti col nonno partigiano, tutti pieni di soldi. Mi sa che tutti questi partigiani, questi soldi dove li hanno presi? Li hanno rubati. O erano fasci di quelli super statali strapagati e poi si sono riscoperti comunisti. Tipo Dario Fo. Beh, per non farsi ammazzare. Tipo Dario Fo anche. Satira? No, no, Dario Fo è proprio vero, non è satira. Radio Fo mi piace. Minchia Radio Fo. Minchia radiofonico. Ero fascio, non lo so più. Cos'è questa canzone nuova tua? Rubare. Vabbè. Ciao ragazzi, figlia merda. Mi fa il grattino in gola. Ti fa il grattino? Mi fa il grattino. Non lo so, beviti. Mi fa il grattino anche credo. Che si sta strutturando Si sta allungata al sole, vabbè. Ragazzi, buongiorno. Cosa è successo? Sabato, avete visto? Oggi è sabato 25 aprile. No. No, è sabato 25 aprile che registriamo, ah. Non è sabato 25 aprile. Facciamo una pasta asciuttata. Stiamo registrando le reaction dopo che finalmente avete finito di rompere il cazzo con tutte le reaction che dobbiamo fare. Cioè abbiamo fatto 20. Fai 20 e sotto. Ah, fai Mad Men e sotto. Fai Noise e sotto. Fai altro. Abbiamo finito finalmente il cerchio. Ma le guardate almeno queste reaction o chiedete solo di fare? Ma che poi a me cioè è figo che loro mi commentano sotto e mi dicono che cosa vogliono sentire. Ma dai anche un commento a quello. Che cioè dici vabbè oh raga hai detto una cazzata adesso fammi quella come quando abbiamo detto il film di Mad Men era Blade non era Devilman. Quella roba mi ha fatto cadere ancora di più giù il video perché ha detto minchia se avessi fatto la citazione ma no vabbè ma poi ascolta ma poi il regista no per fare un videoclip con la citazione almeno il rapper una barra su quel film avrebbe dovuto farla perché se no fare la citazione a un film e prendere una scena pari pari dal film e metterla a caso perché non hai idee è labile la linea no vabbè Gonda Bascia fatto la stessa identica cosa per con It. Tu vedi solo il video al muto e capisci il senso. Questo di Mad Men no, è una cosa gratuita. Perché noi non ce lo ricordavamo. Non ce lo ricordavamo. Cosa Blade? Io non me lo ricordavo perché minchia l'ho visto veramente quando ero un bambino. Loro non so come abbiano fatto a vederlo, cioè a riconoscerlo, forse perché l'ha detto 98. Sì. Sai oppure lo leggono su Teen Trap e poi vengono a ridirlo. Ah, probabile. Non c'è neanche un negro con le katane, io sto cercando. E quello, cioè minchia, se c'era negro con le katane a quel punto ok. Roy Desa, il peggio di me. Produzione Mindtricks. Mindtricks. Che cazzo sei, Green Day? Vai! Ehi! Eccolo. Shevchenko. Oh madonna. Ma lui è un bell'uomo, eh. Beh, oddio. Ma questa è la stessa location di Coso, te lo ricordi? No, non sei Ronaldo, sei distante, sei un fenomeno parastatale. C'è un fenomeno parastatale. La base è molto storta. C'è una cosa che non capisco della base del sale. Ah, c'ha Darkstar, vecchia scuola. Beh, ritornello. Salmo, il tornello è proprio Salmo. Gira la testa se mi guardi intorno. In discordia sono ricordo concordia miseria non muore solo che ha delle carenze di tradizione. Però sono la faccio rosolare strofe. Io ritornello vorrei strippare. Sai che sono ritornello proprio che cosa salmo. Cioè quel copio di scuola. Bravo. No proprio non mi piace. No ritornello è un merda. Però il pezzo ci sta la strofa. La fa spacca lei bravo. Tutto così sta alla fine. No adesso ce l'ha scherzato. Sì eh. Terza strofa, vai! Ha la maglietta di Primo Levi, eh? Sì, perché è 25 aprile. Se questo è nuovo. Sì, bravo. Sì, ma stai tranquillo. Ehi, l'ho detto, era tutto uno scherzo. Belli sti vocalizzi. Produzione fino al ritornello mi piace. Bello il fatto che fuori ci sia così tutto sto fuoco, mi piace. Il video è girato nello stesso posto, stesso location, dove già un altro paio di artisti che abbiamo preso. Beh, centro commerciale di Ma deve essere dello stesso paese, della stessa zona. Ah, perché boh. Ne abbiamo già fatti almeno uno, mi ricordo. Gru, Mr. Gru, credo. Grom, credo. Buono. Sto gelato, si è sciolto. Buono. Comunque, quando noi diciamo bravo a un rapper che nettamente non ha le capacità di dei rapper, quelli ultraprodotti, è perché semplicemente noi riusciamo a vedere oltre alla patina del self-made o comunque amatoriale, cioè non una produzione ultra, sì, ultra prodotta. Infatti anche il video era molto semplice, street video senza comparse che non servono un cazzo, vero MJ? Mettiamo dietro la gente a fare brutto, ma cosa vuoi fare brutto? Però era bello, cioè il video era semplice ma bello. Semplice, tanto... A livello di testo di impatto, quando gratto il fondo mi rialzo con fatica e sto in punta di piedi, ma non è un gioco star sulle punte per Clady. Ahi mia cara Milady. Sai non mi ledi.
vedi? E se non parlo che non spreco parole per questi scemi. Anche un arrogante, ma va bene uguale. Non sei Ronaldo, sei distante, sei un fenomeno parastatale. È geniale. Mi ci vedi bene in tele, ma quante pretese. Entro e bestemmio, sono Renato al GF ungherese. Citazione storica di Renatore. Un altro pareggio con la morte a scacchi. Stacchi pacchi, a conti fatti sei solo un flacchi. Che non so che sia. La vita è una bella figa che già sui tacchi, balla pure su sto cazzo, già lui travacchi. Sono un sacco di punchline, molto carine, lui si rappa molto. No, lui sta bene sulla ta, sì, sta sulla voce. È quell'hardcore di Salmo che se non faceva il ritornello non mi veniva in mente, però mi sarebbe piaciuto sentirlo senza ritornello. È un buon prodotto. Io direi, se volete andarli a commentare, qua sotto c'è il link del video, dategli di cosa ne pensate. Vuoi lanciare un hashtag? Voglio lanciare un hashtag. Ma ste magliette dei calciatori con la giacchetta, la stronzo? Era per fare la rima iniziale con... No, era perché ci piace il calcio. Ah, la maglia di calcio. Io non sono nessuno per giudicare, ma se ti piace il calcio, va bene. Shevchenko. Se ti piace, l'uno che gira va sempre a giocare a calcio. Se ti piace il calcio. La domenica va a calcio. La mamma di calcio. La mamma di calcio. Tifosi di calcio. La mamma, stai attenta a partire di calcio. Ci sono tutti gli altri tifosi di calcio. E poi finisci di guaio con il calcio. Vi picchiate, ma è più bella la mia squadra di calcio. No, tu di calcio non capisci un calcio. Cosa mi dice? Il calcio. Non sono lingua. Ciao!